Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata su la RSI come azienda, la RSI come percepita dai cittadini. Per prima cosa invito la signora Anna Biscossa a fare le presentazioni, i saluti. Benvenute e benvenuti a tutti a questa serata che è la prima di una serie di tre serate che proporremo come corsi sul tema annoso e complesso in questo periodo del servizio pubblico di informazione e soprattutto degli iter politici che abbiamo di fronte a noi, che vedono una discussione a livello nazionale molto intensa su questi temi, con tre serate che partono da un approfondimento proposto a partire dallo studio dell'Osservatorio della Politica Regionale dell'Università di Losanna, diretta da Oscar Mazzoleni, che hanno voluto andare a indagare meglio le ragioni di alcune risposte che erano state evidenziate e sottolineate nello studio generale. Questa è la prima serata in cui affrontiamo le tre facce dell'azienda o della RSI, sarebbe meglio dire, nel senso che paradossalmente il campionario che ha partecipato a questo studio, a questa indagine, aveva tre opinioni parecchio diverse su tre aspetti della RSI, e cioè la RSI come servizio pubblico nel territorio di lingua e cultura italiana, la RSI come promotore e offerta di programmi e la RSI come azienda. Ma lascio poi ai tecnici raccontare gli esiti di questi approfondimenti. Su questo noi faremo questo incontro questa sera, ringraziando i nostri ospiti, a cominciare da sinistra, casualmente, il consigliere nazionale Regazzi, che ringrazio perché so che è stato un tour de force essere qui questa sera, il direttor Pontigia del Corriere Grazie. Del Ticino, che ringrazio altrettanto, il direttor Canetta della RSI, e il nostro presidente Corsi, Luigi Predarzini, nonché il nostro moderatore, il signor Schisser, che è, e poi dietro lo schermo c'è anche Oscar Mazzoleni, che ci presenterà appunto le risultanze di questa indagine di approfondimento. Solo una considerazione: nei giorni scorsi è apparso sulla stampa nazionale l'invito, l'appello di un editore perché una parte considerevole di risorse oggi dell'SSR fossero attribuite a questa società di edizione, perché si potesse offrire una televisione in lingua tedesca completa e quindi capace di offrire programmi completi. E questo, per l'amor di Dio, è un diritto di tutti, fare proposte di questa natura. Magari non le condivido, ma magari c'è chi le condivide e va benissimo così. La cosa però che io vorrei sottolineare è che in questa richiesta è stato esplicitamente dichiarato, se mi permettete, l'indecenza del finanziamento ottenuto dalla RSI e quindi dalla componente di lingua e cultura italiana della televisione svizzera, della radiotelevisione svizzera, e questo invece mi preoccupa come, e mi fa dire e soprattutto fare a voi tutti un appello, anche a chi magari non è così un convinto sostenitore della RSI, che come territorio e regione di lingua e cultura italiana noi dobbiamo veramente allearci tutti insieme, facendo le critiche che è necessario fare e quando è necessario farle, ma tutti insieme per difendere il diritto della Svizzera di cultura e di lingua italiana di avere una propria emittente pubblica di informazione. Perché credo proprio che o riusciamo a difenderla e soprattutto a mantenerla saldamente così come è oggi, con un'offerta complessiva, altrimenti il rischio è che non avremo più, non dico niente, ma molto meno di quanto abbiamo oggi. È libero qua? No, perché è orario d'aperitivo, c'è sempre tanta gente. Bernasconi, ma sei serio? Frontaliere lei? Dalla faccia parrebbe. Sta zitto un attimo che guardiamo il telegiornale. Johnny,
Aspetta, ma pensa se la tele fa piacere. Che canna saressa? Questa qui è la televisione svizzera francese. E questo qua che canale è invece? Televisione svizzera tedesca. Johnny, la troviamo la RSI o hai bisogno del navigatore? Ah, ma sì, ma questa qui è la Cugnossi, la RSI. La RSI, la vediamo anche noi o smate carate. Certo che è svizzera tedesca, è svizzera francese, è svizzera italiana. Ma che è già un paese complicato, la Svizzera, il vostro... Ecco, lega il giornale che mi... Così. È vero, la Svizzera è un paese complesso. Quattro lingue e quattro culture diverse per appena 8 milioni di abitanti. E la legge stabilisce che ogni cittadino, che abiti a Bruttisellen oppure a Porrentruy, a Giumaglio o a Bad Ragaz, ha diritto a un'offerta di programmi equivalente. Equivalente in che senso? Oh, Bernard. Ogni regione linguistica del nostro paese ha diritto a un'offerta radiotelevisiva equivalente, nel senso della quantità e della qualità. Per esempio, nella Svizzera italiana vivono poco più di 300.000 persone, eppure c'è una radiotelevisione importante come la RSI. E questo è possibile grazie al mandato di servizio pubblico attribuito alla SSR Serghe, società svizzera di radiotelevisione. Servizio pubblico, cosa significa? Notte fonda, Servizio pubblico vuol dire al servizio del pubblico, vuol dire una radiotelevisione imparziale e indipendente al servizio del cittadino, che informa, fa cultura e intrattiene con senso di responsabilità e professionalità. Tutto questo è possibile grazie alla solidarietà tra maggioranze e minoranze, che è uno dei pilastri del federalismo svizzero. Servizio pubblico ce l'ho, ma sta storia delle minoranze mi manca. Te, Bernasconi, l'hai capita? Facciamo un esempio. La SSR è finanziata dalla tassa di ricezione, che è raccolta a livello nazionale e che finanzia anche radio e TV private. La parte del canone che va alla SSR viene poi suddivisa fra le diverse regioni svizzere, ma non in base a ciò che si è versato in ciascuna regione, ma tenendo conto di quanto costa produrre e trasmettere i programmi. Nel 2015 gli svizzeri italiani hanno versato in tasse di ricezione circa 58 milioni di franchi, ma alla RSI sono andati 234 milioni. 58 milioni non sarebbero bastati per garantire programmi equivalenti a quelli della Svizzera tedesca o francese. Offrire un servizio pubblico di qualità in quattro lingue nazionali costa. Se la Svizzera avesse una sola lingua e i programmi andassero in onda in un'unica lingua, i costi si ridurrebbero del 42%. E quindi, invece di 451 franchi come oggi, si pagherebbero 262 franchi di tasse di ricezione. Capito. Ma quanto ha detto che riceve la RSI ogni anno? 230 milioni. Mi sembrano un sacco di soldi, Per dire. Beh, dipende dai punti di vista. Prendiamo la TV, per esempio. A fare concorrenza alla RSI sono soprattutto le TV italiane. Rai e Mediaset. Il budget annuale dell'intera RSI è di 234 milioni. Tanti, vero? Ma sai quant'è il budget di un anno di Mediaset? 2.554 milioni. E di un anno della RAI? 2.652 milioni. Eppure la RSI riesce comunque a superare negli ascolti sia le reti RAI che quelle Mediaset. Chiaro che con una concorrenza del genere i soldi devi spenderli bene per stare sul mercato. E com'è che li spende la RSI questi soldi? Quella Bernat, se di se dà, Il budget RSI viene usato per finanziare le dotazioni tecniche, gli studi e per i collaboratori. Due canali TV, tre reti radio e un'offerta multimediale richiedono tanto lavoro. Alla RSI i collaboratori sono un migliaio e svolgono qualcosa come 60 mestieri diversi. Ma 60 mestieri dove? Già, capito, ci sono i giornalisti, i cameraman, i presentatori, i DJ, quelli lì della radio. Ma gli altri 56 dov'è che sono? Giornalista, cameraman, presentatore e animatore sono solo alcune delle professioni radiotelevisive. Alla RSI lavorano registi, tecnici del suono, montatori, grafici, scenografi, media manager, infografici, operatori multimediali, videomaker e tanti altri ancora.
Senza la RSI, diverse professioni specialistiche, sarebbe molto difficile svolgerle nella Svizzera italiana. E invece, in tanti, hanno la possibilità di lavorare qui e di affermarsi professionalmente. Insomma, la RSI è una presenza importante per la Svizzera italiana. Te capì, Azzurro? Qualità, ma anche quantità. Anche perché un'azienda come la RSI ha un impatto finanziario non indifferente sul territorio, genera flussi monetari importanti. Per esempio, nel 2015 la radiotelevisione ha acquistato da aziende della Svizzera italiana beni e servizi per 42 milioni di franchi. Un bel contributo all'economia locale. Come ha fatto a finire dentro la televisione quello lì? Vai con lo slogan. RSI, parte del tuo mondo. Allora comincerei con Fabio Pontigia. Condivide l'asserzione del filmato RSI come servizio al pubblico imparziale e indipendente? Cioè sei un po' un provocatore tu, eh? Buonasera a tutti. È un filmato un po' di regime, oserei dire, proprio una promozione. Però al di là delle opinioni che ognuno può avere, secondo me la radiotelevisione sconta oggi nei dibattiti che vengono fatti sul servizio pubblico una sorta di peccato originale, o forse meglio di tara originale, che è quella di essere nata come strumento, come tecnologia per la diffusione di informazioni in un contesto, diciamo pure, illiberale. Se noi facciamo il confronto con i giornali, dobbiamo ringraziare noi giornalisti della stampa scritta tale Johannes Gutenberg, che ha avuto la provvidenza di nascere prima che certi legislatori inventassero i monopoli radiotelevisivi. Cosa voglio dire? È vero che le prime radio in Svizzera, credo nel 1910-11, erano nate come iniziative private, ma poi subito, a partire dal 22, una legge federale aveva stabilito il monopolio delle PTT sulle radiodiffusioni, e da lì poi è nata tutta la legislazione a poco che ha tutelato per decenni la radiotelevisione come monopolio, cioè addirittura fino al 1971 poter dare notizie attraverso la radiotelevisione era un'unica agenzia, l'Agenzia Telegrafica Svizzera, e nessun altro poteva farlo. Immaginate un po' se Gutenberg fosse nato a fine 800, inizio 900, probabilmente oggi avremmo un unico editore di giornali a livello nazionale, con quattro quotidiani in quattro lingue diverse, concessionari, con abbonamento obbligatorio, eccetera, eccetera. Secondo me il dibattito sul servizio, e parleremo di servizio pubblico della stampa scritta, e staremo qui a discutere la chiave di riparto delle risorse tra i quattro quotidiani, eccetera, eccetera. Secondo me il dibattito sul servizio pubblico radiotelevisivo, ecco, sconta questa origine del mezzo che è nato in un contesto giuridico legale non liberale, non aperto alla pluralità, alla concorrenza, e da qui derivano tutte le pesantezze che questo dibattito porta con sé. Sull'aspetto se sia imparziale e indipendente? Lì ognuno ha le sue opinioni, ecco. Indubbiamente la RSI ha una prevalenza di giornalisti, cioè non bisogna nascondersi dietro un dito, che è collocabile in un'area di centro-sinistra, cioè su questo non si discute, ma non è detto che un giornalista che abbia idee di centrosinistra non possa fare informazione corretta e oggettiva, ce ne sono. È vero che in certi momenti, in certi periodi, che non sono probabilmente quelli attuali, l'informazione è stata gestita in maniera faziosa, di parte, più o meno dichiaratamente. Oggi, se io fossi, non lo sono, ma se io fossi un militante leghista, non sarei molto soddisfatto di come la RSI fa informazione, perché è chiaramente percepibile un atteggiamento critico, pregiudiziale in certi casi verso
quel movimento, ripeto, non sono leghista, quindi la cosa non è che mi tocca tanto, però se fossi leghista non sarei molto contento. Quindi c'è uno sforzo sicuramente, grazie alla professionalità in molti giornalisti, di dare un'informazione indipendente, però è innegabile che l'orientamento di fondo pende più da una certa parte. Maurizio Canetta, non è la prima volta che sente giudizi, commenti, critiche del genere. Ho cominciato a lavorare in questa azienda, buonasera a tutti innanzitutto, nel 1980, e quindi sono 36 anni che si ripete questo ritornello. Allora, mi fa piacere innanzitutto sapere che ci sono dei giornalisti di centro-sinistra, come quelli di centrodestra, come quelli di centro-centro, che possono fare un lavoro interessante e ben fatto. Quello che mi stupisce in queste discussioni e in questo approccio è che nel momento in cui tutti dicono le ideologie muoiono, non c'è più la sinistra, non c'è più la destra, quando si parla della RSI tornano questi concetti. Allora, il tema evocato da Pontigia, se fossi un militante o della Lega non sarei tanto contento, è evidentemente uno slogan. Io sarei più contento se ci fossero dei fatti concreti. Quando gli amici, colleghi del Mattino della Domenica scrivono siete un gruppo di spalancatori di frontiere, siete tutti orientati di qua e di là, io dico, poi raramente ho risposta ma qualche volta l'ho avuta, datemi dei fatti e io vi darò ragione o torto, analizzerò, ci mancherebbe altro. Io credo che la costruzione di questo racconto è ormai diventata nettamente superiore alla realtà, proprio perché i giornalisti, che sono in questo momento la categoria evocata come diabolica da Pontigia, sì, no, diabolica nel senso che hanno un'occupazione del terreno così forte da non fare sostanzialmente il proprio mestiere, che è l'equilibrio nella costruzione per il pubblico della comprensione della realtà. E questo è il nostro mestiere. Quando non lo facciamo, sono io il primo a dover, e se non lo faccio ditemelo, intervenire. Semplicemente vorrei che il fumo della tara originale della propaganda venisse cancellato in nome della fattualità. Fabio Pontigia, 234 milioni sono tanti, sono troppi se consideriamo che la RAI e Mediaset hanno 10 volte di più? Prima rispondo brevemente a Canetta. Cioè, dici di fare un esempio di partigianeria, come tu hai riferito quello che io ho detto, è un esempio di partigianeria perché non ho detto quello che hai detto tu. Ho detto che ci sono giornalisti professionali che indipendentemente dalla loro convinzione sanno fare giornalismo all'altezza, imparziale, ma ce ne sono anche che non lo sanno fare. Quando per esempio si dice il tribuno blocker, il tribuno è un epiteto che negativo che tende a squalificare. Perché definirlo tribuno? È sbagliato, è un giudizio di parte su una persona che si può contestare dal profilo delle idee su tante cose, però definirlo tribuno è già uno schierarsi pregiudizialmente contro di lui. Secondo me questo un giornalista non dovrebbe farlo, neanche un giornalista della stampa scritta, ma men che meno un giornalista della radiotelevisione. Chiusa questa parentesi, vengo al budget. A me risulta che il budget sia un po' superiore, 249,7 milioni, almeno è quello che c'è scritto qua nell'opuscoletto della SSR. 250 milioni all'anno sono tantissimi. Sapete quanti quotidiani completi si possono fare con 250 milioni di franchi all'anno? 15. Potremmo fare 15 quotidiani come il Corriere, la Regione, il Giornale del Popolo e altri 12 completi che hanno le loro rubriche di estero, di politica federale, cantonale, cronaca, sport e cultura. Ma non so se si può veramente paragonare la carta stampata. No, è per dare l'idea, è per dare l'idea di cosa sia una somma come questa. Secondo me una regione come la nostra e un ente radio televisivo deve meritarsi questa somma. Non è che si può fare l'appello a guardate c'è l'editore di AZ Median che vorrebbe toglierci 100 milioni, riuniamoci tutti a difesa come
ci ha invitato a fare una biscossa all'inizio, va bene, però un'azienda che spende 249,7 milioni all'anno, grazie anche alla solidarietà delle altre regioni, deve meritarsi questa solidarietà. E quindi non basta appellarsi alla minaccia d'Oltre Gottardo. Cosa significa meritarseli? Deve fare una radiotelevisione che rispetti quei criteri di professionalità, correttezza, completezza e soprattutto di pluralismo. Su questo tema magari discuteremo più a fondo, che oggi solo, secondo me, solo in parte sono soddisfatti. Maurizio Canetta, è difficile riuscire a spiegare ai critici dell'RSI perché servono 249 milioni. Adesso io mi sono fermato ai 234 del filmato, che forse è un po' datato. No, è datato di poco fa, poi ci sono... Va bene, 249 meno 6 che abbiamo dovuto tagliare sulla base della decisione del Tribunale federale e della nuova legge che concede, aumenta la quota parte delle radio e TV private di questo paese, fra cui Teleticino. Difficile spiegare, beh, innanzitutto il paragone, l'hai già detto tu, sei il moderatore, quindi sei equilibrato e indipendente, non regge tanto, nel senso che bisogna aver presente anche che cosa significa fare televisione, soprattutto in termini di costi, fare radio e fare web, proprio perché il paragone non regge, perché sono due media diversi che hanno costi e modalità diverse. Allora, fare un programma televisivo, tutti quelli di produzione propria, ha un costo che è determinato evidentemente dai giornalisti. Avete visto nel filmato i mezzi tecnici e tecnologici, i costi di trasmissione e di diffusione, i costi dei diritti, cioè la somma dei costi che abbiamo pubblicato recentemente ti dice che questo è necessario per fare una televisione di qualità e valore. Questa è la nostra ambizione, obiettivo, e soprattutto, questo è importante, Mediaset ha 10 volte tanto, la Rai ha 10 volte tanto. La televisione costa più o meno uguale sia che sia fatta per 10 persone che sia fatta per 100 milioni di persone. Cioè il media ha una necessità di costruzione dei costi complessa. Così è e così deve essere, perché altrimenti rischiamo, se si vuole un media completo, evidentemente uno può anche dire faccio una TV streaming col telefonino, va benissimo, ma per andare incontro a quelle esigenze di qualità alle quali noi abbiamo ad andare e andiamo, è necessario questo tipo di investimento. Poi evidentemente le critiche sui singoli elementi vanno fatte, sono qui per discuterne, per difendere, ma anche per ammettere, ci mancherebbe altro. Io vorrei rifarmi a quanto accennato all'inizio da Anna Biscossa. La proposta dell'editore del gruppo AZ Peter Wanner, riportata dalla NZZ am Sonntag, Wanner chiede 100 milioni di franchi per realizzare una televisione privata che copra tutta la Svizzera tedesca, in parte finanziabile, chiede al Consiglio federale in questo senso, quindi fondi pubblici, in parte riducendo la quota che spetta alla Svizzera italiana della SSR, questo 21,8%. Fabio Puntigia, un editore privato che chiede 100 milioni di fondi in fondo pubblici, come la vede? Mi dicono che ha smentito che abbia chiesto di utilizzare 100 milioni a scapito della Svizzera italiana. No, non a tutti a scapito della Svizzera italiana, in parte a scapito della Svizzera italiana. Allora, se vuoi una mia opinione su come dovrebbe essere organizzato il mercato tra virgolette radio televisivo, ti do la mia opinione personalissima. Secondo me la radio TV parapubblica dovrebbe vivere di solo canone e le radio TV private di sola pubblicità. Questa è la mia idea, il modello inglese che è il migliore. Purtroppo non si arriverà mai, perché per ragioni storiche, per come è evoluto il sistema nel corso dei decenni, e quindi siamo confrontati regolarmente, a scadenze regolari, con chi tenta di rimettere in discussione la chiave di riparto. Secondo me
Anche se fosse vero che l'editore Wanner ha chiesto 100 milioni a scapito del canone destinato in gran parte alla Svizzera italiana, direi di no, assolutamente. Per fare un'altra TV in Svizzera non vedo perché mai il Ticino dovrebbe rinunciare a 100 milioni per finanziare un'altra... Non sono 100 milioni da togliere al Ticino. Ok, va bene, anche se sono 50 non cambia nulla. Direi proprio di no. Abbiamo già la SSR che fa in gran parte i suoi programmi non in Hochdeutsch ma in Schweizerdeutsch, che è una scelta che ha le sue ragioni storiche, culturali, eccetera, che però non è una scelta veramente, come dire, di inclusione, di armonia in un paese federalistico come il nostro. Un'altra TV in Schweizerdeutsch proprio no, cioè se la vogliono fare, se la finanzino loro. Maurizio Canetta ritiene un pericolo serio una proposta del genere, rispettivamente la chiave di riparto è scolpita nella pietra per sempre. Scolpita nella pietra c'è poco. Credo che ho meno timore della dichiarazione di Wanner sentendo Pontigia, perché dice chiaramente no. Mi aspettavo che dicesse ma in fondo si può fare, quindi questo è un bel sollievo. Vedi, hai pregiudizi contro me. Altro esempio, per svoltare. Secondo questa sera. Allora, il tema è evidentemente caldo, perché poi Wanner smentisce, avrà detto che è colpa dei giornalisti, ma onestamente l'ha detto in commissione dei media, quindi c'è qualcuno che magari c'era e può testimoniare. Giusto? Non c'eri, ma puoi testimoniare. Ci sono dei verbali. Ecco, quindi la smentita sa di salvataggio in corner. Allora, il tema è evidentemente sensibile, perché... Se dall'80 sento il ritornello sui giornalisti di sinistra, dall'80 sento il ritornello sulla Svizzera italiana è troppo privilegiata dentro questa costruzione della SSR. Ma questo in ogni momento di quando gira la ruota politica c'è l'accento su questo. È pericoloso perché ci sono oggi, c'è una coagulazione di forze che oggettivamente favorisce l'espandersi di questa dottrina. E queste forze si coagulano dentro un partito politico che legittimamente, l'UDC, fa questo discorso e questa campagna. Gli editori, che hanno degli elementi di contrapposizione forte rispetto alla SSR e stanno usando tutte le armi. Se noi, come Svizzera italiana, e quindi come RSI, ne diventiamo le vittime, è anche perché qualcuno ne è complice. E qualcuno vuol dire l'incapacità, credo, di cogliere dove sta il nocciolo della questione. Se questo paese, se un'idea di questo paese è il federalismo, la SSR oggi, volenti o nolenti, con tutti i difetti che possiamo riconoscere o ammettere o discutere, è una delle pietre angolari di questo concetto. Quindi non è il servizio pubblico in astratto che va difeso, è una certa idea, cioè questa della Svizzera. Ecco, adesso concluderei questa prima parte del dibattito per lasciare spazio a Oscar Mazzoleni, che ci presenta questo studio che si basa sul sondaggio che la Corsi e la RSI gli hanno commissionato al suo istituto l'anno scorso, dopo la votazione del 14 giugno sulla revisione della legge sulla radiotelevisione, ossia quella revisione che ha imposto il pagamento del canone a tutti, che in Svizzera è passata per un soffio, 3.649 voti in più, sì, in più. In Ticino è stata bocciata col 52%, Grigioni italiani 52,1%, Grigioni complessivamente passata col 50,8%. Uno studio questa sera che ha il focus sulla percezione della RSI da parte del pubblico, dei cittadini. Le prossime due serate che organizza la Corsi avranno poi un altro focus. Oscar Mazzoleni, prego. Buonasera. Questa sera non interverrò sul tema tendenziosità politica, sarà terza puntata, bisogna aspettare un po' qualche momento ancora.
Voglio prima fare una premessa di metodo. Io è dal 98 che mi occupo di studiare la vita politica del Cantone Ticino e una cosa ho imparato che so pochissimo di cosa pensano i ticinesi. Soprattutto so pochissimo se non faccio le domande, so pochissimo perché le opinioni cambiano, so pochissimo perché qualsiasi studio scientifico è sempre un'approssimazione e so pochissimo soprattutto perché, occupandomene così tanto, come i formatori d'opinione che sono attorno a questo tavolo, a un certo punto è facile credere che le opinioni dei cittadini stanno nella nostra testa, che il cittadino comune è semplicemente, pensa è semplicemente quello che pensano le élite, gli esperti, e questo è un po', diciamo, la tara, se usiamo ancora l'espressione, che fino a pochi decenni fa il politico, giustamente, e anche il giornalista, in una società molto più stabile, con un forte elettorato d'appartenenza, poteva effettivamente essere quell'espressione, no? Oggi l'incertezza del voto, i politici sanno benissimo che non sanno esattamente quello che pensano i cittadini, cercano di influenzarli, cercano di persuaderli, alle volte ci riescono, alle volte non ci riescono. È per questo che si fanno sondaggi, non i sondaggi quelli che cercano di indovinare quanto prenderà il candidato XY alla votazione XY, ma dei sondaggi un po' più, diciamo, permettetemi, un po' più seri, che vogliono ad esempio cercare di capire cosa percepiscono, come percepiscono i cittadini della Svizzera italiana la RSI. E nel mandato che abbiamo ricevuto all'Università di Losanna da parte di Corsi RSI, abbiamo realizzato un questionario. Sia chiaro, questionario, qui possono testimoniarlo tutti, l'abbiamo deciso noi che domande c'erano, cioè chi vi parla, e questo è un modo di lavorare che evidentemente ha a che fare con il nostro modo di fare, perché evidentemente se non fosse così la reputazione del nostro lavoro andrebbe rapidamente, come dire, distrutta, come succede per ogni lavoro scientifico. Allora, queste domande, più o meno 200, hanno portato un primo rapporto d'analisi che è stato diffuso a febbraio e da lì poi i risultati evidentemente hanno suscitato domande su alcune questioni. Hanno suscitato domande che hanno portato un'ulteriore analisi, approfondimento. E io devo dire sinceramente, è lì che ho scoperto ancora una volta di non sapere che cosa sta succedendo, perché questi dati hanno restituito degli aspetti che solo all'inizio non avevo assolutamente intuito, anche quando ho formulato le domande. E cioè che, in sostanza, le opinioni dei cittadini tendono a definire tre profili, tre grandi orientamenti. E lo vedremo tra un attimo. Orientamenti che sono appunto influenzati da ragioni sociodemografiche, da aspetti sociodemografici, politici, da diversi aspetti che vedremo tra un po', e solo una parte in qualche modo cadono sotto quello che è stata la grande politicizzazione di questo tema dell'ultimo anno e mezzo, dove appunto il tema RSI è stato al centro del dibattito politico. Sul questionario non mi dilungo molto, è stata un'inchiesta d'opinione del settembre 2015 tramite un questionario postale rivolto a un campione rappresentativo di 1790 cittadini, rappresentativo per sesso, età e scelta di voto, cioè questa inchiesta è anche rappresentativa del voto che c'è stato sul canone nel giugno del 2015, cioè abbiamo chiesto cosa hanno votato le persone, perché hanno votato, e quindi questa indagine ne tiene perfettamente conto. Di queste domande, di queste tante domande, quindi questa sera parliamo di alcuni temi che sono già stati in parte evocati. Un'affermazione su cui appunto i cittadini che hanno risposto nel 1790 è stato chiesto che cosa pensa dell'affermazione che secondo cui bisogna tutelare e difendere la RSI, visto che è il secondo datore di lavoro più importante della Svizzera italiana. E la risposta, 82,5%, condivide abbastanza o molto questa opinione. Quando si passa però su altre domande, ad esempio la RSI è un'offerta TV adeguata al proprio pubblico, scendiamo al 77%. E quando invece
arriviamo a domande relative ad esempio ai giornalisti, i giornalisti in generale dipendenti da RSI godono di troppi privilegi, poi vedremo che altre domande in questo senso, osserviamo che diciamo, il sostegno è molto più basso. Allora ci siamo chiesti, ed è da qui che è nata l'idea di approfondire questi dati, vedendo queste differenze che in sostanza richiamano tre dimensioni, che appunto tre dimensioni perché? Perché come vedete altre affermazioni sono state analizzate, la Svizzera italiana ha diritto come l'altra due principali regioni linguistiche a due canali televisivi e qui appunto chi è d'accordo, chi è meno d'accordo, un'offerta pubblica radiotelevisiva deve essere garantita in ogni parte della Svizzera e appunto la domanda che dicevo prima del datore di lavoro e scopriamo che sostanzialmente chi risponde in un certo modo alla prima risponde allo stesso modo nell'altra. E questo è un primo gruppo. Il secondo gruppo invece riguarda la RSI come offerta radiotelevisione. Può anche essere scontato, ma TV e radio vanno in una direzione molto simile. E poi c'è due affermazioni sulla RSI dispone di troppe risorse economiche che non sa gestire e sfruttare. E i giornalisti in generale dipendenti da RSI godono di troppi privilegi. Ecco, queste anche qui compongono una sorta di sottoinsieme del campione e che si distingue in parte dagli altri due. E allora qui evidentemente la domanda è ma chi sono questi? Chi sono? No? Chi sono coloro che si dicono piuttosto sostenitori o critici della RSI come servizio pubblico? Nei sostenitori abbiamo persone appunto come vedete qui dei profili che sono quindi si tratta di profili che vuol dire che non tutte le persone di età compresa 18-45 anni condividono, sono tra i sostenitori, sono delle tendenze statistiche, delle tendenze quindi una prevalenza che si osserva, quindi lavoratore dipendente si dichiara di centro-sinistra e di centrodestra, vedete sia centro-sinistra e centrodestra, i sostenitori del PPD in misura minore PS-PLR, qui forse qualcuno potrà dire è abbastanza scontato, però c'è il centrodestra, il critico, il lavoratore indipendente, il quadro medio, il direttore dirigente, il non fruitore dei programmi televisivi RSI, la formazione professionale tecnica superiore, il quadro medio dirigente d'azienda. Come vedete ci sono delle differenze abbastanza significative che sono evidenziate nelle risposte. Questo è un primo elemento. Una seconda faccia è quella dell'offerta radiotelevisione. Allora, come vedete qui, sono aumentate le righe. Sono aumentate le righe perché? Perché nel primo caso non è che abbiamo dimenticato, semplicemente non esisteva un chiaro profilo politico, sociodemografico, in sostanza c'era una certa omogeneità dell'insieme del campione. Quindi sostanzialmente lì c'era una grande trasversalità, no? Trovare tra i sostenitori e i critici delle caratteristiche chiare, politiche, generazionali, eccetera, eccetera, è difficile. Mentre è molto più facile qui, è molto più facile come dell'offerta RSI, fruitore regolare dei programmi televisivi radiofonici, sostenitori, persona di età compresa tra 31 e 45 anni, vado avanti, chi condivide abbastanza l'affermazione secondo cui la RSI deve migliorare il proprio contatto con il pubblico della Svizzera italiana. E qui vedete, non va tutto in una sola direzione. Anche coloro che sono critici su certi aspetti comunque sostengono l'idea, l'RSI come sono soddisfatti in un certo senso dell'offerta radiotelevisione. Si dichiara di sinistra, centro-sinistra e di centrodestra, sostenitore di PPD misura minore PS. Come vedete ci sono delle analogie con la faccia che abbiamo appena visto precedentemente. E invece qui abbiamo i critici, non fruitore sostanzialmente, importante, dirigente, disoccupato, formazione universitaria, qui vediamo che è anche mescolato, chi condivide molto l'affermazione secondo cui le emittenti private offrono a costi inferiori programmi ad analoga qualità a quelli della radiotelevisione pubblica. E qui troviamo i critici. Sarà scontato, però lo dice l'inchiesta. E appunto chi è molto d'accordo che la RSI deve migliorare il proprio contatto con il pubblico della Svizzera italiana. Quindi vedete ci sono delle sfumature che vanno comunque sottolineate. E poi arriviamo al punto dolente. Allora, dolente per tante ragioni, perché è qui che si concentra l'impatto maggiore del dibattito della politicizzazione che c'è stata negli ultimi anno e mezzo e su cui appunto
l'azione dei politici, dei partiti, di tutte le persone coinvolte nella formazione dell'opinione, che ha avuto apparentemente più impatto, polarizzando anche più nettamente sul piano politico. Quindi persone in formazione, il sostenitore, meno di 30 anni, formazione dell'obbligo, chi non condivide l'affermazione secondo cui le emittenti private offrono a costi inferiori programmi di analoga qualità, quindi anche qui abbastanza scontato, si dichiara di sinistra o di centrosinistra, sostenitori PPD, PS in misura minore, PLR, il critico, personalità compresa tra i 31 e 45, quadro medio dirigente d'azienda, formazione professione tecnica superiore, fruitore regolare di teleticino, chi condivide l'affermazione secondo cui le emittenti private offrono a costi inferiori, eccetera, eccetera, chi è molto d'accordo che RSI deve migliorare il proprio contatto. E anche qui si dichiara di centrodestra sostenitore della Lega. E allora qui ritroviamo, no, il maggiore impatto di quello che potremmo chiamare la polarizzazione, che poi abbiamo visto anche sul voto sul canone, no? l'anno scorso. E a questo punto però questa domanda sulla RSI come azienda va approfondita, perché il 40% non ha risposto alla domanda perché non aveva un'opinione, perché non sapeva bene, cioè cosa faccio io? Posso sapere come l'azienda gestisce i soldi? Non lo so, non rispondo qui. E quindi c'è un 40% di incerti. Chi sono questi? Non sono fruitori dei programmi televisivi radiofonici, non fruiscono particolarmente di teleticino, stanno nel grigione italiano. Persone di età compresa tra 18 e 30 anni, informazione, ha un'opinione in merito all'affermazione per cui la RSI deve migliorare il contatto con il pubblico. Sostanzialmente tende a non situarsi sull'asse sinistra-destra, non ha nessun partito di riferimento. Cioè, sostanzialmente quelli tagliati fuori, non familiarizzati alla politica, che stanno un po' di fuori dalla polarizzazione, sono anche quelli più incerti su questi argomenti. E qui magari non ci si stupisce tanto. Chiudo. Allora, quello che abbiamo cercato di fare è semplicemente questo, vedere in che misura la RSI è percepita, come percepita, favorevolmente o meno, e abbiamo capito che, come dire, nella Svizzera italiana i cittadini comuni tendono, almeno secondo questo campione, a vedere, uno guarda la televisione e fa il suo zapping, però non sta pensando automaticamente al servizio pubblico, come non sta automaticamente pensando all'azienda come gestisce i soldi, e che qui quindi, come dire, ha opinioni diverse secondo delle domande. L'azienda RSI è la faccia che maggiormente è stata coinvolta nel confronto politico e quindi anche più criticata. Non a caso chi non ha opinioni in merito è anche colui che pare più estraneo all'universo politico, soprattutto quello ticinese, dove la campagna soprattutto si è fatta. La percezione dell'offerta radiotelevisiva è più influenzata quindi dalla dimensione commerciale della politicizzazione. Si osserva come RSI come servizio pubblico goda di un ampio consenso trasversale agli schieramenti politici. E qui non stiamo parlando di partiti, mi ripeto, ma stiamo parlando di coloro che si identificano, che si dichiarano sostenitori di determinati partiti. Vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per eventuali domande. Io una domanda, se no a Mazzoleni l'avrei. Considerato che... Hai detto prima che le opinioni cambiano. Questo studio, questo sondaggio è stato fatto l'anno scorso in settembre. Quindi prima delle polemiche che sono sorte attorno alla RSI, i licenziamenti, i modi in cui sono stati fatti, eccetera, secondo te sarebbe lo stesso giudizio da parte delle persone intervistate oggi sull'azienda? Beh, la risposta forse te la dai da solo, no? Evidentemente che se c'è già una predisposizione critica, se poi arriva un evento che conferma questa predisposizione critica, il risultato non può che essere un rafforzamento, un consolidamento di tale opinione critica. Quindi oggi probabilmente si dovrebbe rifare questa inchiesta cercando di capire un po' più a fondo dove sta magari il limite di queste critiche all'azienda, però non dimentichiamoci una cosa, che la campagna referendaria sul canone toccava proprio questi temi. Già, no? Chiaro che dopo si è articolata su altri temi, di licenziamenti, altre questioni, però
Ricordiamoci che la campagna era una campagna che toccava questi aspetti direttamente e quindi, come dire, non nasce tutto sostanzialmente a ottobre, novembre, dicembre, gennaio di quest'anno, ma già lì c'era già, diciamo, nei mezzi di informazione, nel dibattito, nel confronto politico, questa critica, magari appunto fatta in un altro modo, ma c'era già. E le opinioni, secondo me, si cristallizzano, ci sono altri temi. Allora, quando succede così, queste sul tema RSI probabilmente siamo in una fase di campagna permanente, cioè vuol dire che ogni settimana c'è chi dice una cosa e chi dice un'altra. E la gente si abitua a un certo tipo di opinione. Pensiamo, non so, a un argomento, è l'Europa, no? Cioè, non è che c'è bisogno ogni settimana che se ne parla, quando uno dice, ah, io ho votato così, ho votato cosà, c'è una sorta di, come dire, scelta di principio che a un certo punto si consolida, perché la campagna continua, non è un tema che tu ad un tratto arriva e uno dice cosa voto qua, e quindi è chiaro che su questo bisogna riflettere, perché probabilmente certe tendenze, è possibile che tra il 40% non ha opinione diventa magari solo il 20%, perché nel frattempo si è fatta un'opinione, e questo su questo probabilmente ci sarebbe un cambiamento. Siccome lo si legge nel tuo studio, fra i critici dell'azienda c'è chi si dichiara di centrodestra e sostenitore della Lega. Il fatto che da quando esiste il Mattino della Domenica e spara sulla RSI, questo può avere avuto un influsso, è causa e conseguenza? Cioè, gli attori politici cercano per loro mestiere di influenzare l'opinione. Evidentemente, se si è scelto di giocare il ruolo di oppositori, evidentemente se poi si ha un seguito elettorale e si riesce a influenzare effettivamente l'opinione, evidentemente questo porta a risultati anche di questo tipo. Però attenzione, non metterei tutto, questo è importante, non metterei tutto sotto l'influenza di un partito, di un altro. Ci sono fenomeni che travalicano, cioè le opinioni hanno vie un po' più contorte di quelle che si crede quando uno si legge il giornale, quindi penserà a quello che c'è scritto nel giornale. No, non è così che funziona, è un po' più complicato. E quindi dobbiamo tenerne conto. La cosa che invece colpisce, ma vi chiederei magari un'opinione, poi magari qualcuno mi risponderà, la mia impressione è che la campagna, la polarizzazione che si ritrova qui nel sondaggio è proprio così, cioè in fondo il dibattito pubblico, la polemica si è molto concentrata sull'azienda. Non so quanti abbiano letto sul Mattino, su altri, noi non vogliamo più un servizio, cioè i tre canali, vogliamo meno soldi di quelli che c'ha la giuria, non li ha visti questi argomenti. E quindi non ci deve stupire se questi argomenti oggi tendono a non essere così polarizzanti nell'opinione dei cittadini, proprio perché gli attori politici hanno scelto di focalizzare certi aspetti piuttosto che altri. Grazie Oscar Mazzolini. Maurizio Canetta, l'abbiamo visto, la RSI come istituzione di servizio pubblico, i programmi che presenta sostanzialmente ricevono apprezzamenti, l'azienda in quanto tale una certa antipatia, lei come lo spiega? Se abbiamo chiesto questo studio proprio per avere degli stimoli e delle risposte. Ma lo spiego in molti modi. Innanzitutto i profili sono talmente compositi che poi bisogna andarci dentro proprio per cogliere. Però detto molto rapidamente, è ovvio che non viene fatto il legame fra i programmi che vanno in onda e le persone che gestiscono coloro i quali e coloro le quali fanno i programmi che vanno in onda. Quindi c'è una separazione di piani, per cui c'è una tendenza a dire chi fa i programmi, visto che i risultati sono positivi, se l'accettazione è così buona e ampia, è certamente meritevole, e lo è in effetti perché è gente che lavora bene, ma chi gestisce manca della capacità di dare questa dimensione di azienda importante, azienda dentro il paese. Questo è un punto sul quale evidentemente dobbiamo lavorare, definendo soprattutto, secondo me è importante, quali sono i livelli di percezione e i livelli di realtà. È chiaro che se la percezione diffusa diventa nella narrazione collettiva realtà,
Se vuoi cambiare la narrazione, devi partire da queste analisi. Ed è quello che facciamo e faremo, perché io credo che il rovesciamento dei piani fra realtà e percezione sia ampiamente da mettere in atto da parte nostra e da parte delle forze che ritengono che ci siano dei valori qua dentro, proprio perché la narrazione contraria oggi è oggettivamente in molte parti vincente, anche perché molto spesso, questo penso di poterlo dire, basata poco sui fatti e molto sulla costruzione di un'opinione preconcetta. Quindi si tratterebbe in fondo di informare meglio le persone di quanto è buona l'azienda, di quanto è brava l'azienda? No, perché sennò facciamo i filmati di regime. Si tratta... Avete fatto? Come? No, abbiamo fatto... Abbiamo fatto una descrizione attraverso i frontalier del servizio pubblico che corrisponde alle pagine che giustamente il Corriere del Ticino fa quando parla del palinsesto di Tele Ticino, quando parla delle sue iniziative. Ci mancherebbe altro. Poi questo non è un programma, questo che è andato in onda, destinato al pubblico. Questo è un filmato nel quale, detto chiaramente, perché è importante dire chiaramente da dove viene e che scopo ha qualche cosa, detto chiaramente illustra quello che nella nostra visione è la RSI in termini di, avete visto le cifre e tutto quanto. Quindi non è un filmato di regime. Di regime sarebbe stato se fosse andato in onda la televisione, e questo sarebbe stato evidentemente un elemento contrastante col mandato di servizio pubblico, ma non va in onda in televisione, ve lo garantisco. Per tornare velocemente, chiudo allora se volete, ti vedo attento ai tempi e poi posso dire solo una cosa, visto il profilo che è venuto fuori dall'indagine di Mazzoleni, la domanda di fondo è: ma Regazzi che ci fa qui? Adesso arriva. Fabio Regazzi, che ringrazio per la pazienza, per essere stato in silenzio fino adesso. Un suo parere sulla questione azienda un po' antipatica. Ma prima, intanto grazie per l'invito. Constato un certo rammarico che al netto dei dipendenti della RSI c'è poca gente. Questo è un po' peccato, perché è un'opportunità importante quella che è stata voluta, e di questo me ne va reso merito, di confrontarsi su un tema di grande attualità, un tema che apparentemente dovrebbe essere molto sentito, ma vedo poche facce esterne alla RSI. Detto questo, mi permettete prima una breve introduzione sul tema di fondo che insomma permea questa discussione, che è il famoso servizio pubblico. Un concetto estremamente vago, a mio avviso, che suscita un dibattito infinito, non solo alle nostre latitudini, ma credo un po' a livello mondiale, perché tutti sono confrontati con questo tema. Io ho fatto alcune riflessioni su cosa può essere il servizio pubblico e sono arrivato a questa conclusione un po' amara, devo dire. La mia sensazione è che servizio pubblico, qui da noi, in Svizzera parlo, è quello che le persone che fanno servizio pubblico definiscono essere servizio pubblico. Cioè, in altre parole, detto in modo più esplicito, è la SSR che definisce cos'è il servizio pubblico. E questo è un po' peccato, a mio avviso, perché toglie pepe a questo dibattito che, ripeto, essere estremamente interessante. Uno degli argomenti forti sul quale non solo il direttor Canetta, ma immagino anche l'amico Luigi Pedrazzini, ma Roger Devec, più volte abbiamo avuto una audizione recentemente in commissione di tutta una serie di rappresentanti dei media, naturalmente in prima fila c'era il direttore della SSR, è quella che la SSR, la RSI, l'SRG, serve alla coesione nazionale. Io ho guardato nella Costituzione, che dovrebbe essere l'elemento da cui partire per queste riflessioni, di coesione nazionale non se ne parla. Quindi cosa vuol dire? Che la SSR si è auto-attribuita questo mandato, non si sa in virtù di quale principio, e infatti basta andare a leggere nel sito della SSR, quando si parla del mandato, c'è un'ampia digressione sul tema della coesione nazionale, sul perché si fa meglio delle televisioni private, dei media privati, eccetera.
In realtà il tema della coesione nazionale secondo me è un po' una forzatura, perché se guardiamo quello che fa la SSR nelle sue tre sedi, di temi che vanno al di là dei rispettivi confini linguistici c'è ben poco, ognuno si cucina il proprio menù in casa propria e quindi questo non contribuisce di certo a quello che è l'obiettivo dichiarato della coesione nazionale. Ma a me come telespettatore cosa interessa? Interessa che vengano diffusi dei programmi che si riferisca a quello che succede nel paese quando si parla di sport, di cultura, di tutta una serie di altri temi importanti. Però la SSR ha, secondo me, è un po' un difetto di fondo. Tende a credere che quello che diffonde, cioè il fatto di essere lei che diffonde questi avvenimenti, la rende importante per questo. E questo secondo me è sbagliato. Abbiamo avuto l'esempio, per far capire, quando De Vecchi in commissione, durante questa audizione, ha parlato di un evento al quale tra l'altro ero presente personalmente, della finale della lotta svizzera, Schindler Fest. C'eri anche tu, Maurizio, che ho intravisto nella folla. Bene. Ha fatto questo esempio facendo credere che se non ci fosse stata la SSR non si poteva diffondere questo evento così importante, forse un po' meno qui in Ticino perché noi non siamo molto sensibili, ma molto sentito in Svizzera interna. In realtà è l'evento stesso che era importante, poi chi lo diffonde a me telespettatore, francamente, mi sembra abbastanza irrilevante come aspetto. E infatti uno dei presenti ha subito rimbeccato De Vega, ha detto: guardate che se non lo facevate voi, noi eravamo tranquillamente disponibili a fare lo stesso lavoro, magari un po' meno bene, magari anche meglio, chi lo sa, non è questo importante, che avete fatto voi. Quindi bisogna finirla con questa presunzione di pensare di voler rispondere a tutte le esigenze perché qualcuno ha attribuito un mandato. In realtà questo mandato se l'è auto attribuito la SSR e secondo me si è andata oltre. Dopo diventa come una sorta di bulimia, cioè vogliamo fare tutto, vogliamo star dietro tutto, vogliamo occuparci di tutto e questo crea un circolo vizioso dal quale è difficile uscire. Questo richiede sempre più mezzi, sempre più risorse finanziarie. Sulla domanda, sarò breve invece su questa parte, sì, è oggettivamente così, purtroppo la SSR, la RSI, in questo nello specifico, soprattutto la RSI devo dire, molto meno la televisione e la radio della Svizzera Romanda e in misura un po' minore rispetto al Ticino, quella di Svizzera tedesca. La RSI non risulta simpatica. Bene, io ho qualche difficoltà a dare un'interpretazione, Mazzolini ha cercato di dare qualche risposta, però è un dato di fatto di cui si deve tener conto, perché altrimenti come ci si spiega che il 51 o 52% in occasione di questa votazione ha sanzionato perché questo è stato un voto di segnale, non si è discusso tanto nel merito, secondo me. Il popolo ticinese ha voluto dare un segnale, ha voluto estrarre un cartellino giallo. Giusto o sbagliato che sia, sarebbe secondo me sbagliato e arrogante non volerlo considerare questo segnale, perché altrimenti il rischio è che dopo il cartellino giallo arrivi il cartellino rosso e questo lo vorremmo evitare tutti, francamente, anch'io che sono uno tendenzialmente piuttosto critico notoriamente sulla RSI. Per cui stiamo attenti, questo segnale, io non vorrei che si trasformasse la RSI come una sorta di Fort Alamo della rivoluzione texana, dove tutti sono arroccati in difesa a cercare di parare i colpi che arrivano a destra manca. Forse è venuto il momento di cambiare l'approccio, questa serata sicuramente è un tentativo interessante, l'operazione trasparenza anche un buon passo nella giusta direzione, ma bisogna fare molto di più se si vuole recuperare quell'immagine che la RSI quando io ero un bambino aveva. Concretamente lei... Scusa Peter, faccio... ti rubo il mestiere, ma tu devi dire qualcosa, ma io volevo solo dire che nel corso della serata, se Oscar Mazzolini, che ci ha fatto uno studio, dicesse qual è la reale lettura del voto degli svizzero italiani, che è diversa da quella che ha detto Regazzi, sarà utile. No, non è diverso, scusami. Io prendo il dato oggettivo.
Mazzoleni, direi a questo punto forse conviene. Volevo porre la domanda a Luigi Pedrazzini, ma... No, rapidissimamente, questi risultati sono stati presentati a febbraio, l'analisi del voto di giugno sul canone dell'anno scorso mostravano come il vero nodo fosse economico, cioè forse l'entità del canone che è percepito come eccessivo anzitutto, e non era un giudizio anzitutto, stiamo parlando dei grandi numeri, delle grandi tendenze, perché c'era anche evidentemente la parte di critica RSI, la parte di azienda, ma soprattutto era un problema di canone che emergeva dalle risposte libere che le persone hanno portato al questionario, dove si chiedeva perché hai votato, quali sono le ragioni che hanno spinto a votare in un modo o nell'altro, e i negativi erano soprattutto appunto si concentrano soprattutto attorno a questo argomento dell'eccesso, insomma, di costi da sopportare in termini di canone, ma anche il fatto che ci fosse l'obbligo per tutti di pagare il canone, anche questo era un elemento importante, no? Il fatto che diventa una, cioè l'ha percepito come una tassa da pagare, e quindi che diventa un eccesso che pesa sull'economia domestica. Cioè questo, diciamo, poi chiaro si può andare, però non voglio aggiungere troppo. Benissimo. Tornerei per un attimo a Fabio Regazzi, poi arrivo da Luigi Pedrazzini, che ringrazierò per la doppia pazienza. Regazzi, ma lei concretamente vorrebbe ridurre le risorse per la RSI oppure no? Questa è una domanda trabocchetto. Allora, intanto mi permetto di correggere Oscar Mazzoleni, non è percepita come una tassa, è una tassa, perché di fatto l'abbiamo trasformata in una tassa che è obbligatoria, per cui a differenza di prima non ci sono più praticamente, salvo qualche caso, eccezioni. Io non sto dicendo che si deve diminuire le risorse da mettere a disposizione alla RSI. Però concordo con Pontigia su tanti punti, ma su uno in particolare che ha evocato prima, e cioè a mio avviso la RSI deve uscire dalla parte commerciale, quindi non deve più dover far capo a delle risorse che provengono dalla pubblicità. Riceve circa 200 milioni dalla parte del canone, e mentre il resto viene più o meno raccolto, una quarantina di milioni, vado per grandi numeri, dalle pubblicità e quindi dal mercato. Questi soldi, a mio avviso, dovrebbero essere tolti e dovrebbero essere lasciati ai media privati per poter svolgere anche loro, nell'ottica proprio della pluralità del nostro sistema informativo, il loro lavoro, perché la realtà è che i media privati oggi sono in grande difficoltà, quelli della stampa scritta sicuramente, ma anche gli altri faticano molto a reggere il passo con una RSI che è diventata un gigante in questo contesto. Per cui credo che la soluzione potrebbe essere questa, senza andare a toccare quella che è la quota parte che ci viene riconosciuta e che comunque ha delle sue legittimazioni, evidentemente. Prima di passare la parola a Luigi Pedrazzini, un appunto. Leggendo il rapporto sul servizio pubblico del Consiglio federale, il Consiglio federale sostiene che se si togliessero soldi alla SSR non finirebbero automaticamente agli editori svizzeri, bensì finirebbero molto probabilmente, andrebbero a vantaggio dei canali stranieri che hanno le finestre in Svizzera, considerando che i canali stranieri hanno una quota del 65% in Svizzera. Luigi Pedrazzini, cosa risponde a Fabio Regazzi a proposito di tutto quello che ha detto? Il problema di intervenire a questo punto della trasmissione o del dibattito è che c'è talmente tanta carne al fuoco che uno fa fatica a scegliere che tipo di carne mangiare. Vorrei innanzitutto collegarmi al discorso della percezione che ha l'opinione pubblica della Svizzera italiana, della RSI, e lo faccio rinviandovi alla lettura di un articolo che ho apprezzato personalmente di Flavio Zanetti, dove invita la RSI
a fare un po' di autocritica nel saper accettare la critica, nell'ascoltare maggiormente le voci critiche, evitando le difese d'ufficio sia sui contenuti, sia dei contenuti dei programmi, sia del sistema di gestione aziendale. Io penso che sia un esercizio importante e utile nel quadro di un articolo che dà una valutazione sostanzialmente positiva del servizio pubblico. Credo che questo è il messaggio che può uscire anche da un voto sulla revisione del canone. Ritenuto però che quando abbiamo chiesto il sondaggio proprio volevamo capire se era una sconfessione a tutto campo della RSI o se era invece un segnale che andava interpretato con maggiore attenzione e maggiore precisione. Questa è stata la risposta. Del resto lo studio UNIL o dell'osservatorio non fa altro che confermare su questo aspetto specifico anche l'analisi Vox fatta dall'Università di Berna dopo il voto del mese di giugno, cioè non si è trattato di una sconfessione a tutto campo, come sostengono taluni della RSI o della SSR, ma piuttosto c'è stato evidentemente un malumore, ma non è questo l'elemento principale. Però che vi sia un'esigenza da parte dell'azienda, dei suoi vertici, di ritornare ad avere un rapporto con il paese un po' diverso, improntato non a quasi essere un tutore, dove bisogna dire al paese in che direzione andare, ma a cercare piuttosto, non so, definirlo un partenariato, un colloquio, una dimostrazione di comprensione e di accettazione, questo sono assolutamente d'accordo. Per il resto, credo che si stia inevitabilmente in questo dibattito creando una confusione fra elementi diversi. Non sarò in grado in questo breve intervento di rimettere ordine, ma vorrei partire da quanto detto Regazzi sul discorso della SSR che si sarebbe autoattribuita delle competenze, dei compiti, degli spazi di manovra. Questo non corrisponde al vero, cioè la SSR opera in base a una concessione che poi tra l'altro sarà riveduta. Voi al Consiglio Nazionale, nella Commissione, pretendete un domani di dire qualcosa di più su questa concessione, perché oggi è il Consiglio federale che ne determina gli elementi, però quando si parla di attività a favore dell'integrazione, della coesione, della cultura, della Svizzera all'estero, dell'immagine all'estero, tutte queste cose sono precisate in una convenzione, in una concessione stabilita dal Consiglio federale, quindi non scelta dall'SSR. Quindi la domanda diventa: ma la SSR svolge correttamente questi compiti o non li svolge correttamente? E bisogna cercare di dare un giudizio di questo tipo. Ora, io personalmente do un giudizio abbastanza positivo. E la SSR svolge questi compiti, fa cultura, fa intrattenimento anche, poi ci ritornerò brevemente, fa coesione e soprattutto prende delle attività legate a questa concessione che non si è autoattribuita, che probabilmente nella misura del 70-80% eventuali emittenti private che dovessero ricevere non le prenderebbero perché sono non necessariamente attrattive. E qui si pone il problema, poi, perché allora prendere anche delle attività come l'intrattenimento o la lotta libera o altro? Ma perché se vogliamo che stia in piedi il castello nel suo insieme, dobbiamo dare alla SSR non solo i mezzi, ma anche la possibilità di avere il pubblico. Perché su una cosa, lo diceva il predecessore, il penultimo, presidente della SSR, diceva: in ogni caso si può discutere a lungo sul servizio pubblico, ma se non c'è il pubblico non è un servizio pubblico. Cioè, se noi condanniamo la SSR ad avere tassi di mercato quote di mercato inferiori al 10-15%, perché la obblighiamo a fare soltanto le cose che sono pertinenti in modo stretto col servizio pubblico di gestione, alla fine sarà facile il gioco di dire: ma a questo punto chiudiamo, non ne parliamo più, perché raggiunge una parte talmente bassa di pubblico che non si giustifica più il canone, soprattutto nella forma che è stata decisa con lieve maggioranza dal popolo. Quindi la domanda che dobbiamo farci è questa, e dobbiamo farcela anche magari guardando un po' al di là dei nostri confini, per capire se quello che è successo per esempio nella vicina Repubblica negli ultimi 30 anni in termini di liberalizzazione del mercato radiotelevisivo ha alla fine prodotto dei risultati positivi per quello che riguarda il pluralismo, per quello che riguarda il contributo che una radiotelevisione può dare alla crescita di formazione di un paese, alla crescita anche dello spirito critico. Qualche perplessità mi si consenta di evidenziarla, perché per finire è stato anche una crescita di televisione commerciale che non dà un grande contributo alla crescita della società civile. Queste cose penso devono essere dette al momento in cui si cerca di cambiare il sistema in Svizzera. È una discussione legittima, così come un'altra, e poi termino
considerazione che doveva essere presa in conto è: ma la Svizzera, per la sua dimensione, può permettersi di andare verso un sistema liberalizzato quando probabilmente la massa critica non giustifica la nascita di una concorrenza così importante come taluno auspica? Perché a quel momento il rischio quale sarebbe? Che il mercato svizzero viene, le quote che libera la SSR di mercato anche nell'ambito dell'intrattenimento, dello sport o di altro, non viene necessariamente occupato dagli editori di giornali che si lanciano alla televisione, ma verrebbe occupato da emittenti esteri. E questo discorso, e questo è proprio, credo, l'aspetto che noi svizzero-italiani dobbiamo porci con maggiore attenzione: se dovesse cambiare il sistema a livello federale, dovesse una SSR un domani limitarsi all'entrata del canone, voi pensate che sia ancora immaginabile che questa SSR finanzi, come oggi nel segno della solidarietà confederale, la RSI, dando a noi la possibilità di avere comunque una radiotelevisione delle dimensioni di quella che abbiamo, assolutamente perfettibile, non si discute, ma non facciamoci illusioni. Cioè, se si restringe lo spazio di manovra per la SSR, i primi a pagare saranno verosimilmente le minoranze, e il tanto, secondo me, importante principio della solidarietà, che rimane purtroppo in Svizzera principalmente solo in questo ambito, questo principio viene inevitabilmente cancellato o almeno ridotto, e alla fine ci ritroveremo noi più di altri a pagare lo scotto, perché non saremo più in grado di produrre programmi equivalenti a quelli delle altre regioni. Che non significa che non è un giudizio di valore sui programmi, è un giudizio che mi porta a dire: cerchiamo come svizzeri italiani, in questo senso condivido l'appello di Anna, cioè facciamo attenzione a non presentarci di fronte a questo rischio di una rimessa in discussione del sistema a livello nazionale, che avrebbe delle conseguenze importanti a livello regionale, non facciamoci vedere disuniti portando acqua al mulino di chi dice tanto la Svizzera italiana del suo sistema radiotelevisivo non gliene può fregare di più. Grazie. Fabio Pontiglia, la SSR fa troppo, dovrebbe esserci più spazio per la concorrenza, se consideriamo però che i programmi della SSR non sono, nessun tipo di programma riesce a coprire i costi grazie alla pubblicità. Ci sarebbe veramente un'azienda privata, un'impresa mediatica privata in Svizzera in grado di offrire la qualità e la quantità che offre una SSR? Rispettivamente, se la SSR dovesse offrire meno, qualcun altro che prenda quello spazio con la qualità che comunque offre SSR oggi? Qui si ritorna a quanto dicevo all'inizio. È un monopolio che ha dovuto adattarsi a una parziale apertura del mercato e che tenta di difendere le sue posizioni aggrappandosi al servizio pubblico. Liberalizzazioni in Italia, attenzione, quando è stato tolto il monopolio alla RAI, le TV private non potevano fare informazione, era proibito fare telegiornali e hanno dovuto fare soltanto quei programmi che tutti conosciamo per affermarsi, per conquistare pubblico, eccetera eccetera. Non potevano nemmeno diffondere da un'unica sede in tutto il paese, ma dovevano adottare quel sistema assurdo delle cassette preregistrate che poi mettevano in onda da singole postazioni regionali. È per questo che il sistema italiano è nato male, perché non c'è stata una vera apertura, era proibito fare informazioni su televisioni che non fossero quelle della RAI. In Ticino, Luigi Pedrazzini si ricorderà bene, perché era in Gran Consiglio, nella seconda metà degli anni Ottanta, quando venne posta in consultazione la prima legge federale sulla radio e televisione, il Consiglio di Stato prese posizione e disse: no, tutto il resto va bene, ma una televisione privata in Ticino non va bene perché il mercato è piccolo, non c'è spazio, eccetera, eccetera. I fatti hanno dimostrato che non è vero. Una TV privata è nata, si difende, ha un costo, ho quasi vergogna a dirlo, perché con i 250 milioni della RSI si potrebbero fare 35 tele Ticino, non 15 quotidiani, ma 35 tele Ticino. Capite che è facile fare una bella e completa TV con tutte queste risorse, ma ripeto, bisogna anche meritarsele. Secondo me il rischio evocato dal direttore Canetta, ma soprattutto dal presidente Pedrazzini,
Se dovessimo limitare la pubblicità della SSR, salta tutta l'impalcatura della solidarietà? Io non ci credo, non c'è motivo. Perché dovrebbe sussistere questo rischio? Perché il canone dovrebbe essere rimesso in discussione se la SSR dovesse limitarsi a vivere con le risorse del canone? È pur sempre un miliardo, credo a livello svizzero, 1.200.000.000 di franchi. Vuol dire comunque perdere un 25-30%. È una cifra enorme. Con tutti i canali televisivi e radiofonici che l'SSR ha, potrebbe benissimo continuare a svolgere il suo servizio pubblico completo senza far capo ai proventi pubblicitari. Ma di più, non è contenta di questo e ora cerca di allargarsi solo online. Dopo magari possiamo affrontare anche questo discorso. Ha imposto il canone obbligatorio perché noi possiamo andare sui tablet, sui telefonini a guardare la TV anche se non abbiamo l'apparecchio a casa, e adesso vorrebbe anche prelevare pubblicità e allargarsi sull'online con la pubblicità, oltre agli introiti. Veramente qui è proprio il retaggio di un monopolio che non è stato abituato alla concorrenza e che tenta di difendere le sue posizioni con veramente atteggiamenti. Anche quando ho sentito prima Canetta parlare di narrazione riferito ai dati critici che emergono dal sondaggio, ma quella non è narrazione, sono fatti. Quando il 52% dei cittadini dice costate troppo col canone per la TV che fate, dovete prenderne atto. Non è narrazione, questi sono fatti, sono giudizi basati sull'osservazione della maggioranza dei cittadini di questo paese. Non volete prenderne atto? Allora sì che rischiate grosso sul canone e sulla chiave di ripartizione. Io non sono difensore, soprattutto non a livello ideologico, del monopolio. Mi chiedo però se per le dimensioni di un paese come il nostro la soluzione di un confronto accentuato non finisca per privilegiare aspetti commerciali non necessariamente alla fine a vantaggio del cittadino. Cito un esempio che ho vissuto personalmente. Io ho conosciuto come direttore della Sopra Cenerino, lo sono stato per 10 e più anni, una situazione di monopolio. Monopolio perché però era moderato da tutta una serie di leggi e dalle concessioni, tale per cui per esempio le tariffe della Sopra Cenerina dovevano essere approvate dal Consiglio Comunale di Locarno, quindi c'era una verifica democratica sulle decisioni principali. Oggi il mercato elettrico è stato liberalizzato, alzi la mano solo, chi solo è in grado No, solo in parte. Solo è in stato, parte. Speriamo che non venga liberalizzato del tutto perché siamo avanti così. No, francamente, chiediamoci qualche volta se la strada di una difesa di determinate situazioni non sia in definitiva poi moderate, poi troviamo il modo di discutere, poi troviamo il modo anche di migliorare la Corsi affinché diventi sempre più in grado di interpretare meglio l'opinione dei cittadini e di farla entrare meglio nei circuiti della RSI. Però non sono convinto personalmente che l'apertura del mercato in questo ambito sia alla fine vantaggiosa, perché il vantaggio lo porterebbero a casa probabilmente pubblici, come ho detto prima, degli attori esteri che non degli attori all'interno del nostro paese. La pubblicità, d'accordo, possiamo discutere di questo, ma alla fine l'inserzionista, qualcuno si periterà di ascoltarlo se vuole andare a inserire e fare pubblicità laddove vi è maggiore ascolto, o lo costringiamo ad andare dove comunque vi è già una perdita fisiologica di pubblicità? Il discorso è di alto genere. La SSR è stata accusata anche qui di aver fatto un'operazione contro il mercato, un'operazione di monopolio, perché ha costituito con la Ringier e con la Swisscom questo pool, ma lo ha fatto perché altrimenti, come sta andando la pubblicità, questi grossi contratti a livello internazionale, perché è lì che agisce questa nuova società, questi nuovi contratti non vengono più in Svizzera, vengono presi da altri, vengono presi da Google, vengono presi da altri, ma non dall'SSR e né tantomeno dagli editori giornali. Queste sono le realtà di cui bisogna prendere atto. Da un po' di tempo il direttore generale dell'SSR, Roger Devet, che in questo, lo leggo anche nel rapporto del Consiglio federale, cerca di creare un'alleanza, mette l'accento su un'alleanza fra editori privati e SSR. È la strada da percorrere, Fabio Regazzi, Fabio Pontigia?
È un tema molto controverso, bisogna riconoscerlo, che ha scatenato un vero e proprio putiferio, soprattutto a nord delle Alpi, forse qui lo si è percepito un po' meno. Ma il ragionamento di fondo ci può stare. Io capisco quello che sono le motivazioni che sono state addotte, però ci sono molti aspetti critici di cui bisogna, a mio avviso, tener conto. Allora, in uno dei punti di questa, quella che ho definito prima, autocelebrazione dell'SSR Sergei su quello che è il proprio mandato, l'ultimo punto è indipendente dagli interessi politici ed economici. Allora, non tocco gli interessi politici, ha già detto qualcosa Fabio Pontigia, ma non è questo il tema. Però anche economici, questo è uno dei elementi di vanto della SSR. Allora, io pongo la domanda, ma senza necessariamente avere la risposta. Se io, ente pubblico, SSR, mi alleo con un importante editore privato, Ringier, nello specifico, e con Swisscom, che è pur sempre anche lei comunque un'azienda del parastato, io salvaguardo la mia indipendenza dai poteri economici. Io, SSR, sarò in grado di criticare all'occorrenza Ringier se dovessero esserci i presupposti. È un mio partner in un'operazione strategica fondamentale. Io qualche dubbio personalmente ce l'ho. E poi c'è un altro aspetto estremamente critico di questa joint venture che non si può sottovalutare, è quello della protezione dei dati. Abbiamo ricevuto rassicurazioni, ma qui vuol dire che la Swisscom mette a disposizione di questi due partner tutta una serie di informazioni estremamente sensibili. Hanno detto che saranno anonimizzati su quelle che sono le nostre abitudini, i nostri consumi, le nostre modalità di vita, sostanzialmente, perché viene fuori tutto, hanno in mano una marea di informazioni che nemmeno noi immaginiamo. Ecco, io da cittadino sono un po' inquieto, sinceramente, a sapere che i miei dati vengono così messi a disposizione, sì, con la rassicurazione che verranno trattati in modo confidenziale, anonimizzato, eccetera. Abbiamo visto cosa è successo però con le banche, quando alcuni collaboratori hanno sottratto alcuni dischetti e in un attimo la presunta privacy che anche le banche assicuravano come totale è andata a farsi benedire. Quindi vorrei dire, ci vuole molta cautela, l'indirizzo può starci, perché effettivamente le riflessioni che ha fatto Luigi Pedersini sono pertinenti, ma non sottovalutiamo quelli che sono gli aspetti comunque critici di questa e delicati di questa operazione. Ecco, diciamo che questa operazione Ringier, Swisscom e SSR è un aspetto, ma il discorso più di fondo che fa Roger Deve, che fa il Consiglio federale, è proprio di dire uniamo le forze, perché se perdiamo risorse non vanno a vantaggio dei concorrenti nazionali della Svizzera, ma escono fuori. Su questo principio, Fabio Pontigia? Ma io sono veramente un po' perplesso, cioè... Tanto la SSR, capisco la posizione di De Vecchia, farei anch'io così se fossi il direttore generale della radiotelevisione, però ci sono interessi tra radiotelevisione parapubblica, radio TV private, giornali eccetera, che sono divergenti. E quindi se la SSR invoca questa coesione a tutela dei suoi interessi, vuol dire che pensa di salvaguardare o addirittura potenziare le entrate che può prendere dal mercato pubblicitario a scapito evidentemente degli altri attori, perché la torta è quella lì, quindi qualcuno che ci rimette c'è. Maurizio Canetta. Ma come sempre, come dice giustamente Pedrazzini, ogni volta che intervieni ci sono cinque temi che sono stati tirati fuori. Allora, sul tema... L'ha già detto Luigi Pedrazzini, è chiudere gli occhi di fronte alla realtà, guardate gli sviluppi di qualsiasi mercato. Chi vince nell'epoca odierna la guerra dei media e dell'accesso alla pubblicità? A me risulta che vincono Amazon, che vincono Google, che vincono Facebook. Non vincono l'Argauer Tagblatt o il Giornale del Popolo, il Corriere del Ticino o Le Nouvelliste di fronte a una disponibilità sul mercato. Ma cosa vuoi fare? Vuoi farli chiudere?
vuoi farli economicamente. Ho detto questo? Non sono l'unico a interpretare il pensiero degli altri prima ancora che il pensiero sia finito, questo è geniale. Prima ancora che il pensiero sia finito. Ho detto, parto dal presupposto che 400 milioni vengono tolti alla SSR, presupposto evocato e auspicato da Ragazzi e Pontigia, e conclusione logica, secondo loro, vanno a finire nelle... No, non abbiamo detto questo. Che altro? Allora vuol dire che ho un tappo nell'orecchio oppure no. Tu assunto questo. No, è un vostro assunto. Boh, va bene. È una fetta da conquistare, non è garantita come a voi, no, assolutamente. Certo, è una fetta da conquistata da questi che ho detto. Mercato. Questo è uno. Secondo tema, l'onnipotenza della SSR, secondo Fabio l'ultimo, ragazzi, è assoluta. Abbiamo scritto la concessione, detto al Consiglio federale, scritto la legge, scritto la Costituzione, perché tu hai detto, ma forse non ho capito bene, che la SSR si è autoattribuita il compito di garantire la coesione nazionale attraverso i suoi programmi e non la coesione nazionale in assoluto, c'è anche l'esercito, sono tante cose che lo fanno. Se l'è autoattribuita. Ora io lo leggo expressis verbis, l'espressione coesione nazionale, nella concessione. Leggo nella legge, nella concessione, che la SSR deve fare programmi che tengano conto delle realtà regionali del paese e dei cantoni. La lotta svizzera, caro Fabio, certo che Tele Schweizer Deutsch o Deutsch Schweiz, o come potrebbe chiamarsi Telewanner, trasmetterebbe la lotta svizzera, ma secondo te direbbe a un povero cronista svizzero italiano, vieni a commentarla anche tu che ti monto una cabina a 4.000 franchi, che ti do una linea ISDN 2.500 franchi, tutti i costi televisivi, che ti metto a disposizione la struttura affinché nella Svizzera italiana si veda la giornata della lotta svizzera. Parlo di quello perché c'eravamo tutte e due, ci siamo appassionati e divertiti. Ecco, secondo te accadrebbe questo? No, accadrebbe esattamente quello che accadde, adesso un po' meno, ma che come principio, quando discutemmo tanti anni fa, ero capo dello sport, col calcio, con la Lega Calcio e con un attore privato, ma la Svizzera italiana e la Svizzera romanda non hanno mercato per poter offrire questo servizio. Questo è il destino. Questo sarebbe il destino dei 100 milioni. San Gallo, Friburgo e forse Friburgo, perché ci sono già troppi svizzero-romandi, il mercato è basso. Questo secondo me sarebbe il destino. L'ultimo punto e mezzo. Allora, le cooperazioni con i privati attivate dalla SSR sono di due livelli. Primo, abbiamo offerto, questo è un papiro de Vec negoziato e discusso in direzione, 11 ambiti di cooperazione diretta, editoriale, tecnica con gli editori privati. Io ho incontrato sia Marcello Foa, sia Marcello Tonini, ci sono questi raddoppi, Fabio, Marcello, per discutere l'opportunità di dare spazio al programmi di Tele Ticino sul nostro Play. Play della RSI è uno degli elementi che dal punto di vista dell'impatto sulla visione e fruizione dei programmi è in maggior crescita, per offrire formazione comune in modalità tecnica, per offrire, udite, visto che siamo fermi alle nostre posizioni dominanti, per offrire a Tele Ticino, se interessa evidentemente, spazio sulle nostre antenne di programma, per dare quindi una dimensione anche nazionale a Tele Ticino, in alcuni orari da discutere, con i propri programmi. Se questa è chiusura la cooperazione, ben venga la chiusura, secondo me. Ultimo punto ad Meira. Allora, innanzitutto va detto con grande chiarezza che l'offerta di essere in Admeira come partner e consiglio di amministrazione è aperta a tutti gli editori privati. Alcuni hanno detto come di no. Come clienti? No. Come partecipanti dell'operazione siamo aperti a
ampliare. Alcuni hanno detto di no, alcuni hanno detto di sì. Ringhier ha detto di sì. Bene. L'indipendenza dei programmi è garantita dal fatto stesso che Admeira è esterna alla SSR. È esattamente la posizione forte e nobile di tutti i giornali di fronte agli investimenti pubblicitari di questo o quest'altro inserzionista. I giornalisti fanno il proprio mestiere, tranne qualche piccolo esempio, ma solo piccolo, di publi redazionale. Ma voi, se avete un forte inserzionista, grande magazzino, e avete qualcosa da scrivere su quel grande magazzino in termini critici, lo fate perché siete indipendenti. Noi allo stesso modo. Ultimo punto, quando si parla di big data, è chiaro che big data è una grande preoccupazione di tutti, la gente comune, perché se li vede presi, sottratti, dati, ne dà anche in modo inconsapevole o consapevole a migliaia. Ma se c'è una cosa che la SSR ha detto chiaramente è che non farà uso di questi dati per quello che è il fantasma giusto di tantissime persone, per usarlo per la pubblicità mirata, ovvero nel quartiere di Molino Nuovo, dove ci sono tanti impiegati del tal settore, facciamo una pubblicità mirata su questo. Questa è la pubblicità mirata. In un altro quartiere avremo altra pubblicità. Perché? Perché abbiamo accesso a tutti questi dati, possiamo incrociarli e farlo. Questo l'abbiamo detto e lo facciamo e lo faremo sui big data. A differenza di tante altre, mi sono informato, radio, televisioni, alcune sono anche più avanti, noi SSR abbiamo elaborato e stiamo mettendo a punto delle norme etiche di applicazione per giornalisti, ma soprattutto per chi lavora nell'amministrazione, per chi lavora nel controlling, cioè per chi ha in mano i big data interni ed esterni. Queste sono delle garanzie. Dopo Fabio, se un impiegato ruba un dischetto, questo è indipendente da qualsiasi condizione, scelta etica o di operatività in questo campo di qualsiasi azienda, credo. Anche qualche rappresentante del tuo partito fa delle scelte private che non sono proprio in linea con l'etica del partito, ma questo non mette in discussione il valore dei valori. Questa te la che potevi risparmiare. Questa te la potevi risparmiare. Facciamo così, annulliamo l'ultima battuta e andiamo avanti. Questa te la potevi veramente risparmiare. Benissimo, visto che sennò devo aprire anch'io il libro e dopo non diventa molto simpatico, quindi non lo faccio, ma ritira quello che hai detto per favore, perché non c'entra niente col dibattito che stiamo facendo adesso, grazie. Tu. Direi che esula dal dibattito che stiamo facendo. Certo, esula. Siamo oltre le 7:30, ci stiamo avvicinando alla fine, vorrei dare ancora spazio anche un po' al pubblico, ma c'è ancora un tema che vorrei toccare, internet. Considerato che oggi la fruizione di internet supera di gran lunga la fruizione della televisione, della radio, della carta stampata di cui siamo rappresentanti, questo è il grande mercato. E il grande mercato anche qui, come diceva Maurizio Canetta, è in fondo comandato o guidato da grandi gruppi come Google, come Facebook e altri. Adesso, qui cambia tutti i parametri, perché se consideriamo che soprattutto i giovani fruiscono molto più di internet che di tutti gli altri media, Maurizio Canetta, come raggiunge la RSI i giovani, considerato che sono gli adulti di domani? Ci prova lavorando sul multimedia, su queste nuove modalità che da parte dei giovani sono di fruizione, da parte nostra devono essere di concezione, quindi con la necessità di rinnovare la modalità di approccio, con la necessità di spostare le risorse che non saranno mai in aumento, non ne avremo di più, questo lo sappiamo, verso questa modalità definita multimedia, che è un termine generale, e quindi cercando anche attraverso inchieste come queste fatte sul campo dei media di capire dove sta andando il pubblico. Secondo me è importante che la SSR possa avere la
capacità, gli strumenti, il terreno per andare a cercare il pubblico giovane, che oggettivamente un po' ci manca, come manca un po' a tutti i grandi, le grandi aziende di media. Altrimenti ridurre il terreno della SSR alla radio e alla televisione vuol dire condannarla ad un lento declino, non totale, perché la radio e la televisione continueranno ad esistere, ma sono in contrazione a favore di questi mezzi, nuova modalità di fruizione. Quindi negare alla SSR la possibilità di agire su questo terreno, con dei limiti che sono forti già oggi, vuol dire chiudere le porte a una presenza che è anche coesione nazionale. Nel rapporto del Consiglio federale sul servizio pubblico si ribadisce il divieto di fare pubblicità online per l'SSR, però si lascia aperta una porta, si dice a meno che non diminuiscono le entrate, quindi se dovessero diminuire questo divieto potrebbe anche essere abolito. Ma lento declino, permettimi di dire che è già comunque in corso, perché io ho letto i dati, certo, di quella che è la statistica, indipendentemente dall'online, comunque per rapporto ad altri, ad esempio radio locali, siete in perdita di velocità, quindi non, su questo tema la questione del digitale c'entra e non c'entra. Però quando io dico che, e non me ne vogliate, siete autoreferenziali, è che voi lasciate intendere di saper fare tutto e di dover fare tutto, di non lasciare spazio all'altro, perché nessuno è in grado o sarebbe in grado di assolvere allo stesso modo il compito che voi svolgete, sottacendo naturalmente che lo fate grazie a un importante sostegno pubblico che addirittura rappresenta il 75% di tutto il volume d'affari che viene, anche se non è forse l'espressione più giusta, generato dalla SSR. Quindi bisogna finirla di pensare, bisogna cambiare proprio l'approccio a questo tema, un po' più di sussidiarietà, che è quella che chiede tra l'altro la Commissione dei Trasporti Nazionale con il mio sostegno, di completare il famoso rapporto di cui parlavi un attimo fa, con qualche riflessione in più su un maggior potenziamento di questo principio che è molto importante della sussidiarietà, perché altrimenti si rischia che la SSR, che è già dominante, con avanti di questo passo lo diventerà ancora di più. Adesso però ho dimenticato la domanda che... Più che una domanda era sulla questione del divieto di pubblicità. Divieto di pubblicità, sì, queste sono formulazioni un po' bislacche, sinceramente. Cioè, o il divieto di pubblicità viene sancito e quindi bisogna il fofera vec, altrimenti dire che se poi però i mezzi dovessero venire a mancare, allora lo si potrebbe rimettere in discussione, francamente è una formulazione che non va bene. Cioè, o il principio deve essere sull'online, via le mani dalla pubblicità, almeno quello, quindi non andiamo oltre già quello che c'è, poi si potrebbe discutere se invece bisogna rimettere in discussione, come dicevamo prima, anche la pubblicità negli altri campi, ma almeno nell'online, via le mani, punto, a capo, perché altrimenti con queste clausole così gommose si riesce sempre a trovare il modo di giustificare che invece si può aggirare questo divieto. Quindi a me personalmente non va assolutamente bene. Adesso per concludere il dibattito qui al tavolo. Condivido quello che ha detto Fabio Regazzi sulla pubblicità online. Gli editori oggi, questa è una preoccupazione che coinvolge un po' tutti, sono confrontati con l'esigenza di fare investimenti importanti ancora sui vecchi strumenti, la carta, la televisione, la radio, e in più devono fare investimenti su questi nuovi canali informativi, su queste nuove tecnologie, in un momento in cui le risorse o ristagnano nella migliore delle ipotesi o vanno indietro, perché la pubblicità, lo sappiamo, va indietro. Per cui un conto è un ente come il vostro, che ha il suo canone garantito perché è obbligatorio pagarlo, quindi alla fine di ogni anno, ogni tre mesi, ogni quattro mesi l'utente lo paga. Un conto è un editore privato che il 31 dicembre di ogni anno deve convincere i suoi abbonati a rinnovarlo e non può costringerli a farlo se i lettori o non possono o non sono più soddisfatti del prodotto che ricevono. Per cui se adesso la SSR entra anche nell'online pubblicitariamente,
Cioè qui siamo veramente al limite della competizione sleale, non è accettabile una cosa del genere. Avete il canone, avete la pubblicità sulla televisione, ecco, fermatevi lì. Ecco, adesso io chiederei a tutte e quattro brevemente una visione RSI 2040. Come vedreste, come vorreste vedere 2030, 2040, 2050, ci saremo ancora, non lo so. Come vorreste che la RSI fosse fra qualche anno? Comincio con Luigi Petrazzini. Non è una di quelle domande alle quali si può rispondere così con quattro battute, perché il quadro di riferimento è talmente in fase di modifica, il potenziale di conflittualità su questo dibattito, l'abbiamo visto questa sera, è talmente importante che l'ultima risposta che mi sento di improvvisare è quella di dire io vedo la RSI. Cioè io quello che intendo fare, del resto ho già parlato con la segretaria generale della Corsi, Francesca Gemnetti, è come Corsi avviare proprio sperando di poter coinvolgere anche persone che oggi sono un po' lontane dall'azienda, fare un discorso, cioè capire, metterci a loro per cercare di prefigurare come potrebbe essere la RSI nel 2025, perché penso che dobbiamo ragionare su questi scenari se vogliamo cogliere l'essenza dei problemi che ci sono oggi ed evitare di fare delle scelte sbagliate per preoccupazioni importanti ma contingenti. Cioè, è evidente che siamo in una fase di grande cambiamento nella fruizione dei prodotti radiotelevisivi, è evidente che il Paese ha comunque però secondo me ancora bisogno di qualcuno che anche nell'online faccia dei discorsi di coesione, di cultura, di formazione al dibattito democratico, e tutto questo mi porta a dire che la RSI un domani dovrà comunque essere un'azienda in grado di dare queste risposte. Però in che modo? Solo attraverso il vettore televisivo, radiofonico, che sono in piena velocità, o anche attraverso il vettore dell'online? Io penso di sì, ecco. Ma mi piacerebbe su questo tema, come Corsi, avviare una discussione molto più ampia e approfondita, anche su un tempo più lungo. Fabio Pontigia? Brevissimamente, io penso che nel 2040 la SSR e la RSI ci saranno ancora, perché ci sarà ancora la Svizzera. Secondo me questo è l'aspetto fondamentale. Un paese come il nostro avrà la sua radiotelevisione sostenuta dal canone, con o senza pubblicità, ma ci sarà sicuramente nel 2040 una radio TV federalistica nazionale con le caratteristiche che ha oggi. Maurizio Canetta. Sono ampiamente contento della visione di Fabio Pontigia, quindi credo che mi associo semplicemente. Fabio Regazzi. Beh, la SSR sicuramente e la RSI ci saranno ancora, questo è fuor di dubbio. Io credo che le forze che potranno comunque intervenire per provocare dei cambiamenti sono sostanzialmente il mercato e la tecnologia, e questi non vanno assolutamente ignorati. Io credo inevitabile un ridimensionamento comunque del ruolo della RSI in un futuro prossimo, non so se a medio lungo termine, comunque si arriverà verso un ridimensionamento. La domanda di fondo è: ci si vuole preparare per tempo a questo ridimensionamento o lo si vuole subire perché appunto i cambiamenti di mercato e tecnologici te lo imporranno? Io spero che la RSI opti per la prima variante. Grazie. Adesso aprirei spazio al pubblico, chi volesse porre delle domande. Grazie mille. De Giorgi Valerio. Cioè, una cosa dove sono competente è da 55 anni che faccio il mestiere, è la raccolta pubblicitaria e faccio anche l'editore. Cos'è che è cambiato per questo discorso? Questo tema qui l'abbiamo avuto la settimana scorsa a Bern sul Service Public. Il 15 gennaio del 2015 è cambiata la Svizzera, cioè la sberla sul franco svizzero ha ridotto i consumi in una maniera molto importante dalla grande distribuzione fino alle ultime boutique e così via. La via Nassau come la Bahnhofstrasse, come la Rue du Marché a Ginevra soffrono tutti degli stessi mali. Questo problema
ha creato un taglio pubblicitario generalizzato, perché se non ci sono i consumi, pensate poi al Ticino che con i 2 miliardi che vanno ai frontalieri non consumano qui neanche un yogurt, di conseguenza siamo anche penalizzati per questo, perciò bisogna rendersi conto che questo cambiamento è forte. Poi pensate che nella tempesta perfetta entra l'online, l'online appunto, tutti questi channel, queste bocche da sfamare, americane o non, quello che è, così via, eccetera, eccetera, hanno assorbito tanti soldi, non troppo, ma già ne assorbono tanti, e soprattutto vanno però contro l'economia, cioè fanno l'economia dello sconto, cioè quando c'è sconto, i prezzi più bassi, così via, eccetera, eccetera, saltano anche i budget pubblicitari. Terzo tema, noi abbiamo oggi i cosiddetti digital native nelle agenzie pubblicitarie, cioè sono praticamente, in questo caso, Zurigo è la capitale, abbiamo soprattutto ragazze, ma neanche svizzere, che vengono dalla Germania e così via, dove ormai pensano col telefonino. E a questo punto ricordo giustamente, e d'accordissimo anche con Pontigia, cioè questa Svizzera, pensiamo adesso da Svizzera, è stata fatta da chi? Cioè questa unione, questo federalismo e così via, da una grande carta stampata. Ecco, io so questo anch'io, editore di carta stampata, io credo ancora a questo futuro. È chiaro che abbiamo bisogno di un momento di adattamento a questa storia qui e così via, a questa situazione. Ora, ritornando alla nostra televisione, l'unica cosa, Maurizio, che io penso che si potrebbe invece fare, riprendere di più il discorso dei dibattiti sia in lingua tedesca che in lingua francese. L'ho sempre chiesto diverse volte. Cioè, non un'arena del venerdì sera è un programma nazionale che deve essere riprodotto, tradotto in italiano, perché spesso diciamo sono temi nazionali. E perché dico questo? Perché sappiamo tutti cosa succede, lo vediamo noi nelle redazioni, proviamo a chiedere ai giornalisti che sanno ancora il tedesco. Ragazzi, i giovani non sanno più il tedesco, non studiano più il tedesco. Scusatemi se ho fatto questo discorso in generale, ma è proprio per far vedere che anche il tema, diciamo, della pubblicità come tale è veramente cambiato su tutte, diciamo, le sue regole. Ecco, per quello che dico, secondo me, penso che gli attori, anche la SRG, deve fare una riflessione, perché per noi veramente è una lotta, diciamo, giornaliera di sopravvivenza, ma attenzione, non di scarsità di prodotto, cioè il prodotto non è valido, è validissimo, qualunque prodotto. E poi in più c'è un piccolo discorso ancora da fare, poi è finito, il fatto che noi siamo una poltrona di fronte a 60 milioni di una repubblica come l'Italia, dove ci invade di informazioni, ma che è esattamente tutto il contrario dell'informazione mitolo-europea, che parte ovviamente da Goethe e Nenellà. E anche questo, diciamo, è anche uno dei problemi, diciamo, che deve essere colto. E per quello che dico, cioè, a un certo punto dobbiamo anche ritenere che quello che facciamo noi come editori di carta, e andiamo anche in Italia a vendere i nostri prodotti, che non è poco, diciamo, deve essere anche un po' riconosciuto, non come la sovvenzione ai grotti che hanno chiesto l'altro giorno, perché ormai qui si rischia di andare un po' in questa direzione, questa la vorrei evitarla, però resta solo a dire questo, che riconoscete anche voi che noi siamo quasi degli eroi in questo momento del mondo mediatico. Grazie, scusate. Grazie per le sue considerazioni, non credo che contengano una vera domanda ai relatori. Altre? Una piccolezza, sui giovani, qui siamo all'università, devo dire che il Corriere del Ticino ha assunto diversi giovani usciti da questa università che le lingue le sanno perfettamente, molto meglio di me, di noi, in confronto a loro siamo delle schiappe noi. Sono veramente giovani preparatissimi che si accostano alla professione con la necessaria umiltà, ma sulle lingue sono veramente, veramente molto bravi. Lingua tedesca compresa? Assolutamente sì. Bene. Prego. Rischio di non fare neanche una domanda, ma prima il direttore Canetta mi ha lanciato la palla. Io sono in Commissione federale per la politica dei media da quando è stata creata, e quindi devo dire che ho letto tutte le statistiche della pubblicità e tutte le problematiche che ci sono legate al mondo dei media. È chiaro che la difficoltà di oggi, che nasce
da un problema strutturale e congiunturale, lo sente soprattutto la carta stampata, ma gli altri media non ne sono esenti. Cioè le problematiche esistono in dimensioni diverse, ma per tutto il mondo dei media. E questo è un primo dato che bisogna considerare. I 250 milioni che potrebbero far nascere 15 quotidiani, in realtà non funzionerebbero nel modo in cui lei, direttore Pontigia, sì, l'ha lanciata. È una battuta, lo so, ecco. Però dobbiamo essere precisi se vogliamo fare un dibattito serio. Ed imprecisioni ce ne sono state diverse. Il modello anglosassone non è così puro come si vuole sempre vendere, perché anche lì in realtà c'è tutta una parte dell'emittente anglosassone che prende una parte di pubblicità. Quindi ci sono delle inesattezze. Quello che secondo me è peccato è che si continua a voler parlare di servizio pubblico e non lo si fa mai nell'ottica del cittadino, lo si fa sempre nell'ottica dell'imprenditoria. Il tema della pluralità o della coesione dovrebbero starci a cuore a tutti, dovrebbe essere il tema centrale. Mi va benissimo se la RSI comincia a fare un'autocritica e che lo facciano tutti, perché lo scopo anche dei politici dovrebbe essere quello di un'informazione di qualità fatta da professionisti retribuiti correttamente per fare la loro professione in modo adeguato. Oggi sempre più questo tema, in tutti i consessi nei quali sono stata a ascoltare la tematica della politica dei media, ritornavano al problema economico, alla pubblicità. E non credo che la guerra di una spartizione di una torta sia realmente la soluzione per il futuro. Cioè, penso che dovrebbe esserci uno sforzo di immaginare come cucinare una nuova torta e non come dividersela. In realtà questo dovrebbe essere l'interrogativo. Per arrivare a una domanda, la tematica di togliere i soldi all'emittente pubblica la fanno soprattutto gli editori svizzeri tedeschi. Tutte le volte che sono arrivati in commissione federale, parlo adesso, mi viene in mente la signora Rigli, sostenendo che andavano tolti i soldi perché le emittenti televisive, in particolare svizzera tedesca, non possono fare informazione, ogni volta che io facevo la domanda, ma in Ticino, la risposta era: ah no, del Ticino non so nulla. Quindi in realtà chi in Svizzera interna porta avanti questa politica della realtà ticinese non sa nulla. Io trovo pericoloso salire su questo carro da ticinesi che hanno una problematica diversa. Ed è questa. Tele Ticino, Radio 3, Radio Fiume, che io ascolto e guardo quanto la RSI e che vorrei ancora avere domani, potrebbero sopravvivere senza il 5% di canone che prendono? Questa è una domanda concreta. Allora, se noi andassimo su un sistema di tipo britannico potrebbero sopravvivere, sicuramente. Io non dico che beccherebbero i 50 milioni o 40 di pubblicità tutti, ma a Tele Ticino ne basterebbero due o tre, mica tanti di più. Lei sa quanto costa Tele Ticino? Se glielo dico si spaventa, nel senso che come fanno a fare una TV con quei pochi soldi? 35 Tele Ticino con il budget della RSI. Non è, ecco, il conto è preciso, non è inesatto, è preciso. È chiaro che è una provocazione per dire: accidenti, di risorse la RSI ne ha parecchie, dovrebbe accontentarsi di gestire quelle. E non vuole, noi non è che chiediamo di togliere soldi alla RSI, ma che la RSI non vada a drenare risorse sugli altri canali, cioè sull'online adesso addirittura vogliono arrivare. Questo non è ammissibile. Nel momento in cui gli editori privati sono confrontati, come diceva Valerio, con cali pubblicitari che sono ben antecedenti il 15 gennaio 2015, magari fossero cominciati lì, ma sono cali importantissimi con cui la RSI non è confrontata, perché ha il canone garantito, che è stato adeguato anche verso l'alto in diverse occasioni e che porta 1.200 milioni. Questa garanzia gli editori privati non ce l'hanno, quindi non è che vogliono togliere. Gli editori privati vogliono poter tentare di acquisire quella pubblicità che la SSR non ha ancora acquisito e non dovrebbe acquisire, secondo me.
E secondo tutto quello che leggo nelle dichiarazioni delle commissioni, dei politici, del Consiglio federale, non acquisirà, mi risulta. Cioè, speriamo. Non c'è una quella formulazione nel rapporto del Consiglio federale in cui no fin tanto che non calano le entrate. Allora, anche lì probabilmente è l'onnipotenza della SSR. Cioè, io credo che se il governo svizzero, che ha una costruzione mentale di equilibrio, i sette saggi li chiamano, se il Parlamento svizzero, che ha comunque una storia che nasce, cioè che cresce nella discussione alla ricerca di soluzioni, è andato in questa direzione, se c'è questo testo significa che si riconosce che il valore, ma non del servizio pubblico come concetto filosofico, ma della Svizzera in quanto possibilità di rappresentare queste quattro culture, queste quattro realtà, è un valore importante a cui bisogna aprire la porta di fronte a un calo delle possibile, eventuale, delle risorse. Cioè, quello che mi stupisce è proprio il fatto che venga dipinta la SSR come capace addirittura di scrivere al governo, di dire al governo quel che deve scrivere. E poi anche al Parlamento, se sto a tutti i documenti citati che escono dal governo e dal Parlamento. Posso dire qualcosa? Velocemente poi lascerei spazio per un'ultima sì, risposta. Sì, io dopo non dico più niente, a meno che vengo chiamato per i capelli. Tirato per i capelli in camera. Cioè, si faccia tutto quello che si vuole, ma ci si renda conto che un indebolimento, un ridimensionamento, adesso parlo di RSI, del suo ruolo, della sua forza, sul mercato, parliamo pure anche in termini commerciali, precluderebbe a questa azienda la possibilità di competere non tanto con Teleticino o con qualche altro fornitore privato, ma con Mediaset, con la Rai, perché questi sono i nostri competitori con i quali oggi siamo in grado di tenere il mercato con ascolti, con fasce di mercato comunque importanti. Veniamo indeboliti, va bene, a quel momento non lamentiamoci più se l'unica presenza svizzera perfettibile che crea qualcuno prurito che dobbiamo anche criticare, che dobbiamo ignorare, ma l'unica risposta svizzera di identità di cinese o di svizzera italiana è in grado di tenere... Non è l'unica, Fabio. Ci sono anche i giornali. Adesso stiamo parlando, del mercato... Però questo è il vostro difetto, di identificarvi, di presentarvi come unici portatori di certi valori. Fabio. E sbagliate. Fabio, andate avanti così. Stiamo parlando della radiotelevisione. Non, ripeto, io sono pronto anche a fare spazio a tutto quello che si vuole, però si tenga presente che un indebolimento della RSI nel campo radiotelevisivo, in ogni caso, l'online faremo discorso fra qualche anno, non porta altro che un'entrata più forte, verosimilmente, degli enti radiotelevisivi privati e pubblici. Questa è la realtà. Grazie. Posso solo precisare per la questione dell'online, solo per informazione, è che la Commissione dei Trasporti e Telecomunicazioni Nazionale, nell'ultima seduta, con 19 voti contro 4 e 2 astensioni, quindi a larghissima maggioranza, ha approvato una mozione che chiede al Consiglio federale di non autorizzare la SSR a far uso di pubblicità online neanche dopo il 2018. Quindi non è ancora una decisione definitiva perché ci sono ancora diversi passaggi, però il segnale è molto chiaro, 19 a 4 con 2 astensioni, quindi vuol dire che anche la sinistra, una parte della sinistra ha votato per questa soluzione, per cui si riconosce che questo non deve essere, è un segnale chiaro che questo non deve essere autorizzato. Grazie Fabio Ragazzi. Un'ultima domanda del pubblico. Buonasera, Di Giovanetti di Biasca. Una constatazione, la serata è interessante, queste serate sono sempre interessanti, alla fine è sempre la politica che decide. Quanti politici abbiamo qui nella sala, gran consiglieri, consiglieri nazionali o cosa, che sono sempre loro che decidono su tutte le cose, corrono per le persone, per le posizioni corsi, per le poltrone corsi, però non le vede mai. Io più o meno partecipo a diverse riunioni, diverse serate, però ne vedo pochissimi. Qui mi sembra di vedere 2 o 3 al massimo. Grazie. Non ci sono nomine da fare, quindi sono assenti. O forse discutono di questo in altre sedi.
Grazie, grazie a tutti per la partecipazione, grazie agli ospiti qui al tavolo per la disponibilità, Oscar Mazzoleni per averci presentato lo studio e la vostra pazienza sarà premiata con un aperitivo qua fuori.